Mi chiamo Vito Scaletta. Sono nato in Sicilia nel 1925. Quel ragazzino sono io, con i miei genitori e mia sorella Francesca davanti alla porta della nostra vecchia casa. Non ricordo molto del vecchio paese, a parte fame e povertà. Poi un giorno mio padre decise che era ora di andarsene. Andarsene dalla Sicilia, oltre l'oceano, per iniziare una nuova vita in America. Vita mia, non avevo mai visto nulla come Empire Bay. Era bellissima. Per contro, non avevo mai visto nulla di più schifoso e disgustoso della nostra nuova casa, un buco di merda. Il sogno americano. Che altro un incubo. Mio padre lavorava al porto per il tizio che ci aveva organizzato il viaggio. Il lavoro gli riempiva la schiena e i pochi soldi che ricavava se li scolava. I miei mi mandarono a scuola. L'inglese dovevo impararlo. E in un quartiere italiano non ci sarei riuscito. E lì incontrai Joe. Vito, avanti, fregati! Col tempo io e Joe diventammo grandi amici. E dato che eravamo entrambi poveri e non c'era lavoro, merda, avviammo una piccola attività in proprio. Fermo! Polizia! Fermo! Vito, di qua! Tirami la borsa! Fermo! O sparo! Cazzo! Ok, bastardo! Gambe aperte! Cazzo! E mani bene in vista! Mi dispiace, Vito. Beh, quella volta non andò tanto bene. Era il 43. L'America era in guerra. E l'esercito cercava gente che parlasse il siciliano per l'invasione. Avevo 18 anni. E tutto era meglio della galera. Chi lo dice che a casa non si torna? Operazione Husky. Ero nel 504esimo paracadutisti. L'11 luglio avremmo dovuto lanciarci sulla costa sud della Sicilia. Ma ci colpirono e dovevamo lanciarci ben oltre le linee. Senza la resistenza locale saremmo morti. Così quando i soldati di Mussolini arrivarono in paese facendo il loro comodo, restituimmo il favore. Se nessuno parla, quest'uomo morirà! No, per favore, no! Ok, Scaletta. Allora, traditori, pensavate di poter giocare con noi? Dobbiamo ripulire quei balconi, Scaletta! Dietro i sacchi! Ehi, piccati non si vale! Si ritirano! Muoviamoci! Con me! Merda! Vieni, Scaletta! Bomba! Gesù! Ammazzate, deve passare prigioniere per mancare valetelle! Caporale, questo dice che stanno arrivando altri soldati! Ok, tu e Williams eliminate quel nido di mitragliatrice, poi trovate i prigionieri! Ci serve ogni uomo che troviamo! Ehi, Scaletta, sali! Doku, piccolo! Di qui non si passa! A
Abbiamo trovato la mitragliatrice! Occhio! Scaletta, se hai una granata, questo è il momento di usarla! Cazzo! Una granata nella finestra! Wow! Cazzo! Ehi, Scaletta, ancora tutto intero? Più o meno. Allora muovi il culo e andiamo. Prendi tutte le munizioni che guarda puoi. Guarda un po' cosa potremmo abbiamo. Non trovarne più. Sulle scale! Crepate, mangia spaghetti! Senza offesa, Scaletta! Oh, chi è che si diverte? Un dottore! Un dottore! Sei nella merda, rotto in culo! I prigionieri devono essere sopra. Andate al piano di sopra. Scaletta, prima tu. Uccidete sono gli ostaggi! Sono dietro di te. Siete morti! Attiratelo! Prendi qua! È solo un graffio. Niente male. Peccato. La porta, Scaletta. Sfondala. Arrenditi o gli faccio saltare il cervello. Beh, dobbiamo passare di qua. Andiamo. Merda, ma paura di cazzo ce ne sono. Chi se ne frega, tu continua a sparare. E che sta facendo? Oh, si spara, si sta zitti. Sono d'accordo, coglione. L'arma sul balcone, Scaletta. Raggiungi. Lancia la bomba. Picchiatevi che su. Se riescono ad entrare, siamo fottuti. Forse. Mira quel camion.
dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare. È davvero Don Calò? Cacetto, un congego hanno samaretà come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, boss della mafia siciliana. Quel giorno un'intera guarnigione si arrese. E perché? Perché glielo ordinò.